La soddisfazione proprio era immensa, non, non pensavo però sapevo che potevamo giocarci le nostre carte. La gioia di Fabiano Bettega, segno in Coppa del Mondo di mountain bike orienteering. Lacrime sul traguardo per il 26enne Trentino di Mer, primiero che con un incredibile recupero finale conquista, profeta in patria, il primo storico successo nel massimo circuito internazionale. È tutto grazie al tifo di casa che sentivo veramente molto vivo e ho dato il tutto proprio quello che anche non avevo. Nella prova di Lavarone al Pecimbra sulla media distanza, 19,6 km e 360 metri di dislivello, l'alfiere del... Del GS Pavione in 55 primi e 50, staccato di soli 5 secondi il cecco Bogar. Più indietro tutti gli altri. Al femminile, percorso di 13,3 km e 300 metri di dislivello, trionfo per la danese Splittorf in 47 primi e 44. Non alla punta di diamante azzurra, Iris Pecorari, che però è bronzo mondiale under 23, posto che la gara valeva anche come prova iridata per le più giovani. Sono molto contenta della mia gara perché ho dato tutto quello che avevo e. Le altre sono anche più grandi, perciò ho anche il tempo di crescere nei prossimi anni. Archiviata la Midla a la Lavarone, centro federale dello sport dei boschi, andrà in scena la Long con partenza da Forte Belvedere e arrivo a Jonghi. Sabato, infine, la staffetta mista, due uomini e una donna a Folgaria.